Benvenuti ai nostri amici naviganti, qua oscilliamo come se stessimo su una nave. Streaming World TV dall'Abruzzo, il mondo in diretta con il sindaco Pierluigi Biondi. Stiamo salendo su alle Fondali, l'albergo Campo Imperatore, perché partono i lavori finalmente per la sostituzione degli impianti di risalita. Sì, è un progetto che sconta tantissimi ritardi, che finalmente arriva a compimento. Naturalmente questo alle scadenze, la ditta si è riservata 180 giorni per finire i lavori. Speriamo che le condizioni meteorologiche ci aiutino e che non ci siano ulteriori intoppi, se no c'è il rischio concreto che non si possa iniziare la stagione invernale. Per il momento siamo fiduciosi e attendiamo, intanto diciamo che oggi si segna un punto importante. Lavori, questo è il primo passo. Che cosa prevede dopo per lo sviluppo di quest'area? Bisogna ragionare sul piano che ha fatto in Italia, bisogna rivederlo, capire dove allocare le risorse che sono a disposizione e soprattutto fare un piano concreto di sviluppo del Gran Sasso che viva a 360 gradi dalla stagione invernale ma anche a quella estiva, che non va trascurata. Naturalmente per fare questo dobbiamo garantire decoro, servizi, informazione e qualità. Benissimo, non ve ne andate perché tra qualche minuto ci ricollegheremo dall'albergo di Campo Imperatore, dove avverrà questa conferenza stampa di presentazione un po' dell'inizio dei lavori. Grazie.